Scendono in maniera netta i nuovi casi di contagio da coronavirus a Prato, che oggi sono 33. Purtroppo però ci sono altre 3 vittime del Covid in provincia, con il totale da inizio pandemia che sale a 515 decessi. Le ultime vittime sono 2 uomini di 60 e 67 anni, entrambi morti al Santo Stefano, e una donna di 85 deceduta nella sua abitazione. Tornando a nuovi casi positivi, era dallo scorso 9 febbraio che Prato non ne contava così pochi. In quell'occasione erano stati 29. Si abbassa notevolmente quindi anche l'incidenza settimanale dei contagi ogni 100.000 abitanti, che oggi è a quota 219, ben al di sotto della soglia di 250 che a livello di regione fa scattare la zona rossa. Per quanto riguarda le strutture sanitarie pratesi, si registra un leggero calo nei ricoveri al Santo Stefano, con 130 pazienti Covid in area medica e 13 in terapia intensiva, in entrambi i casi uno meno di ieri. Anche nelle cure intermedie, 2 ricoveri in meno alla Melagrana, dove oggi sono 40 i pazienti, e uno in meno al centro Pegaso, dove i pazienti sono 57, mentre alla palazzina del vecchio